Siamo in 30-35, lavoriamo da 10 anni, siamo molto contenti come sta andando, perché i ragazzi, siamo circa una decina di ragazzi, 20 adulti, molto convinti di quello che facciamo. Ci troviamo tutti i lunedì, i ragazzi sono là alle 6, tutti i lunedì, di tutto l'anno, no, tutto l'anno no, l'estate facciamo festa. Perciò è una cosa molto bella, stiamo insieme, lavoriamo insieme con le nostre stonature, le nostre non stonature, però insomma... siamo molto convinti di quello che facciamo e noi continuiamo. Come dicevo, lavoriamo già da 10 anni, perciò non possiamo neanche dire di essere all'inizio, da tanti anni. 10 anni sono tanti, no? Un bambino già cresciuto a 10 anni. E noi siamo molto contenti che ci avete invitato, perché la vostra prima rassegna e noi siamo stati il primo coro, perciò speriamo di aver fatto bella figura. Noi siamo così, siamo molto rumorosi, molto parliamo tanto, facciamo un gran macello, però si lavora. Ti interrompo solo per dire che senz'altro chi partecipa al tuo coro riceve tanto, ho quella sensazione lì, e però a essere spettatore del vostro coro è altrettanto, perché comunque arriva una grande carica legata alla vostra musica, molto umana, molto bella, molto, cioè degli aspetti della coralità che sono forse legati proprio all'emozione che è cantare insieme, no? Credo. Sì, no, ha perfettamente ragione. Penso che poi a tutti i cori è comune questa cosa, il fatto di voler stare insieme, di creare delle cose insieme e di passare quelle 2 ore insieme, di fare delle cose belle, perché la musica penso che sia un linguaggio unico. E la scelta dei vostri brani come avviene? Quella è già un po' più dura. Io li propongo e loro me li cestinano tante volte, perché non, tante volte non piacciono. Delle volte propongo e poi dopo un po' di volte si innamorano. Ad esempio il brano di Sirio, avete presente, del naufragio, del tragico naufragio della nave Sirio, non è piaciuto perché ai ragazzi non poteva interessare magari una cosa così seria, un po' valzerosa, un po' lentina, non piaceva all'inizio, invece adesso la fanno molto volentieri. Non è facile con i brani, perché io propongo e delle volte non mi lasciano fare. Siamo molto democratici, ecco, io li lascio scegliere anche a loro. Abbiamo tanti, abbiamo un repertorio vasto, non solo quelli che avete sentito questa sera, ne abbiamo un bel po' di brani, e che abbiamo scelti quelli un po' che potevano piacere a voi, che non lo so. Abbiamo anche tanti brani di cantautorato che piacciono ai ragazzi, De André, Gaber, insomma abbiamo un po' di cose, però stasera abbiamo scelto questi. E preparare i pezzi cosa vuol dire per voi? Cioè, comunque avete strutturato delle parti, avete... Sì, no, insomma, lavorare solo con 2 voci, lei ha visto che ha sentito che abbiamo solo 2 voci, non riusciamo, abbiamo pochi maschietti, tante femminucce, tanti contralti, pochi soprani, e facciamo quello che possiamo, non è facile. Ecco, io accompagno sempre con la fisarmonica, per forse potrei anche lasciarla, però preferisco avere un attimo di armonia, un attimo di accompagnamento sotto, delle volte forse copro, forse non va bene, però va bene così. E il percussionista perfettamente a tempo, devo dire. E fa quello che vuole lui, non so se avete notato, non mi segue, ma va bene anche questo, suona molto, sì, diciamo che va a tempo, però tutto quello che ha in mano, cioè, forse non dovrebbe prenderlo sempre, però lui lo prende perché è talmente convinto che è giusto così, va bene, lo lasciamo fare perché gli piace molto. Va bene, tante tante grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Grazie a lei. Buonasera.